Ciao, noi ci chiamiamo BRB e vogliamo mostrarvi un po' dell'arte del graffiti da due città che hanno una gran presenza nel mondo dell'arte, Roma e Austin. Sono Becca e mi piace l'arte perché sto studiando storia dell'arte qui all'università. Ciao, mi chiamo Ram e anche se sto studiando biochimica, io sono un gran tifoso dell'arte. Ciao, mi chiamo Brennan e mi piace l'arte perché, come Becca, studio storia dell'arte. La grande arte di Roma, ovviamente, è incomparabile, ma a Roma ci sono anche certi tipi di arte che sono simili all'arte di altri posti. Per esempio, l'arte di strada e nei quartieri. Queste sono espressioni artistiche che sia Roma sia Austin hanno e che vogliamo presentarvi. Dobbiamo cominciare la nostra ricerca artistica nel cuore di Roma, dove si trovano esempi così incredibili del graffiti. Qui l'arte moderna ed espressiva, si trova l'arte più simbolica e rilevante per i giovani. L'arte che viene dal cuore delle persone e che rappresenta le loro forme di vedere il mondo attraverso temi rilevanti, la politica, l'economia, temi sociali, la guerra e la pace. La gran parte di questi artisti sono sconosciuti, ma ci sono anche artisti famosi come Luca Lemalioenti e Gaia, due artisti la cui arte è molto comune sulle strade di Roma. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Aida. Di dove sei? Sono di Firenze. Quando ti sei trasferita in America? Mi sono trasferita 4 anni fa. Ti piace l'arte? Sì, mi piace molto. Ti piace l'arte del graffiti? Sì. Hai mai visto l'arte dei graffiti di Roma? Sì, certo. Ad Austin? Sì. Quale ti piace di più e perché? Mi piace di più l'arte di Roma perché una volta che esci il centro città è molto, puoi vederla dappertutto ed è molto particolare e ha molto significato, con tanti colori, quindi mi piace più quella di Roma. Ci sono molte persone che hanno popolarizzato la frase When in Rome, ma questa frase è riferita ai posti più famosi di Roma, che in realtà non sono la vera Roma. La vera Roma vive sulle strade e stradine della città. La vera essenza dei romani vive nei quartieri e la loro arte. La prossima volta che senti la frase When in Rome, fa la domanda: che è Roma? La Roma dei turisti o la Roma delle persone che abitano nella città? Anche i graffiti di Austin hanno il loro fascino. Siamo d'accordo che l'arte della strada è anche simbolica. Crediamo che tutte le arti abbiano un messaggio per la società. Questo lo possiamo vedere nel Hope Outdoor Gallery, dove chiunque può scrivere con una bomboletta spray sulle pareti. C'è una certa libertà con i graffiti che qui a Austin e anche a Roma si può vedere. Coming from Houston just so I can put my piece, like, you know, it's just honoring, you know, just to be in the field, in the same scene. Like the way you'd feel whenever you go to Paris, France, and then you're like in Eiffel Tower, oh snap, that's the epitome of France's culture, so like, you know, why not invite that? Le persone solo vogliono essere ricordate. Per questa ragione lasciano i loro nomi in varie pareti, sapendo che la loro arte può essere cancellata. Però questo è quello che fa il graffiti più speciale. Siamo d'accordo che l'arte della strada di Roma ci piace molto, ma dopo che abbiamo visto molti luoghi d'arte a Austin, dobbiamo dire che anche l'arte qui è incredibile. La differenza tra i graffiti nelle due città non sta nell'idea o nel talento degli artisti, ma in cosa l'arte significa per i romani e gli Austinites. Roma è una città molto diversa da Roma, e gli artisti mostrano questo. Forse la ragione perché ci piacciono i graffiti di Roma di più è la vitalità che l'arte della strada dà alla città. I colori e la modernità sulle pareti portano nuova vita alla città vecchia e mostra ai turisti che Roma è viva e rilevante ancora oggi.